Tengo questo incontro molto interessante, molto proficuo, innanzitutto perché mi è stata data l'opportunità di ascoltare nel dettaglio quelli che sono gli elementi specifici dei problemi della città, che in parte conoscevo già, però li abbiamo analizzati con il sindaco, con i rappresentanti delle forze di polizia e della magistratura. E vabbè, tra le tante cose abbiamo anche, come dire, provato a immaginare una possibilità di intervento nuova rispetto a quel tanto che già si fa. Ecco, prima cosa che voglio ripetere anche a voi, questa è una città dove c'è una sinergia istituzionale che è assolutamente positiva, quindi non ci sono divergenze su quelli che sono gli obiettivi da raggiungere e sulle modalità con cui possono essere raggiunti. L'elemento in più che abbiamo condiviso, potremmo sperimentare anche qui, è quello di fare un piano particolare, straordinario per la zona Cascine, stazione e tratti di collegamento che sono la metropolitana, che si chiama così, insomma, quel tramvia, e provare a sperimentare qualcosa che sia non più dare solo uomini e dare dei numeri, ma finalizzarli ad un progetto specifico che sia quello di bonificare questi luoghi dalla presenza di persone che in qualche modo affollano questi luoghi commettendo reati, e quindi facendolo, perché questo si può fare già ovviamente con gli strumenti ordinari, ma insomma, prevedendo in maniera extraordine, diciamo così, faremo una cornice regolamentare del tutto, con probabilmente un provvedimento straordinario del prefetto che in qualche modo darà i codici, darà le regole alle forze di polizia, non solo per applicare la legge in caso di commissione di reati, ma anche insomma, per bonificare proprio dalla presenza di queste persone che già di per sé talvolta viene denunziata dai cittadini come preoccupante per la sicurezza. Ecco, questo in grandi. Quindi nei prossimi giorni ci lavoriamo, definiremo il contenuto di queste ordinanze, valuteremo l'applicabilità delle stesse e quindi il numero di uomini. Noi già nei prossimi giorni destiniamo qui alcune decine di unità di personale, per esempio l'Arma dei Carabinieri manda dal 1 ottobre, che è domani, un contingente di 25 uomini del battaglione da dedicare proprio a queste attività, più o meno per 3 mesi, vabbè, con delle modalità insomma, di giorni alternati. La stessa cosa faremo con la Polizia di Stato, con l'uscita dai corsi ormai imminenti, dai corsi di formazione degli allievi agenti, e la stessa Arma dei Carabinieri ha in uscita diverse migliaia di uomini dei corsi di formazione.